contatori ancora privi di protezione con i fili scoperti e ancora problemi di infiltrazioni. Nulla sembra essere cambiato negli alloggi di Via Carducci, a distanza di 3 settimane dal sopralluogo del consulente tecnico nominato dal Tribunale Civile di Catania, che in quell'occasione aveva invitato Comune ed impresa appaltatrice a realizzare i lavori d'urgenza. Ieri il geometra Anastasi è tornato nuovamente nelle palazzine popolari per verificare lo stato dei luoghi e soprattutto se si era provveduto ad apporre i correttivi strutturali necessari per la messa in sicurezza della struttura. Era sotto gli occhi di tutti che nulla era cambiato. Questo è purtroppo la dura realtà. Noi non entriamo in quelle che possono essere le responsabilità perché non è nostro compito se non quello di chiedere giustizia e chiedere che è giustizia veloce in questi casi, perché alcune volte anche un giorno, anche un giorno può pregiudicare e può comportare veramente un pericolo imminente. Io non sono un allarmista, non voglio fare facili allarmi, però è logico che c'è una situazione che effettivamente è una situazione su cui si deve intervenire subito. La mia richiesta sarà anche prima dell'udienza del 30 settembre. Presenti al sopralluogo ancora una volta tutte le parti, inquilini, comune ed impresa, la quale ancora una volta ha sottolineato come i lavori siano stati realizzati secondo le previsioni progettuali e di non avere alcuna responsabilità sui presunti vizi che l'opera presenta. Non possono essere imputate continuamente responsabilità all'impresa. L'impresa chiede un confronto fattivo con l'amministrazione. Non dimentichiamoci che ancora sul tavolo ci sono i danni degli immobili a Mascali in cui questi inquilini sono stati ospitati per un determinato periodo e che sono stati lasciati in condizioni tremende, appartamenti devastati, danni che ancora dobbiamo quantificare sotto svariati 1.000 euro. E vogliamo delle risposte anche su questo perché ci spettano in base alla legge e anche in base alle convenzioni che a suo tempo avevamo sottoscritto. L'impresa è stata coinvolta in 7-8 ricorsi da parte degli inquilini per il tramite del comune di Giarre, ricorsi tutti dichiarati inammissibili, infondati o rinunciati. Abbiamo mantenuto la promessa di mettere in funzione gli ascensori e lo abbiamo fatto. Non appena è stato montato un contatore con l'adeguata potenza, lo abbiamo messo in funzione, quello della scala A, ma abbiamo anche consegnato al comune i certificati di conformità e di collaudo anche dell'altro ascensore della scala B, che non può entrare in funzione perché ancora gli inquilini non si sono dotati del necessario contatore.